tutti, in questo video volevo mostrarvi quali sono i miei 10 prodotti preferiti di quest'autunno, prodotti che uso spessissimo e che mi stanno appunto piacendo un sacco. Quindi vi mostro subito quali sono i miei prodotti preferiti per questo autunno. Un prodotto che sto utilizzando un sacco quest'autunno è questo smalto di Essence, è il numero 175 ed è questo bellissimo color ciclamino che appunto uso spessissimo ed è il mio smalto preferito appunto del momento. Il prossimo prodotto che vi mostro è un prodotto per capelli, è questo shampoo dell'Ultra Dolce Garnier ed è quello al cacao e cocco. È uno shampoo con un inci abbastanza carino, nel senso che comunque non ci sono ingredienti pericolosi o dannosi. È uno shampoo che sto amando tantissimo, soprattutto per il suo profumo. Ha questo profumo di cacao che è buonissimo e in più lascia i capelli che sono assolutamente morbidissimi. Ma quello, ripeto, che mi ha fatto innamorare di questo shampoo è assolutamente il profumo. Il prossimo prodotto è un altro prodotto per capelli. Questo ve l'ho mostrato in uno dei video precedenti, vi lascio il link qua. Ed è una maschera per capelli con un inci molto buono. E questo, per la precisione, è la maschera all'olio di argan. Quella nutriente è una maschera che mi piace moltissimo perché lascia i capelli assolutamente morbidissimi, si risciacqua piuttosto velocemente. Il profumo di questa maschera anche è molto buono, ma molto molto delicato, e in più nutre i capelli però senza ungerli o appesantirli. Infatti io i miei capelli rimangono puliti nonostante questa faccia molto bene il suo lavoro. Un altro prodotto che voglio mostrarvi è un sapone solido alla vaniglia. Questo è un sapone che io ho acquistato durante una festa che c'era nel mio paese circa un mese fa. E appunto c'era una bancarella che vendeva tutti questi saponi naturali qua. Ne ho comprati altri. Se volete posso farvi un video su questi saponi qua che sono assolutamente fantastici, ma il mio preferito è appunto questo qui alla vaniglia. Scusatemi l'aspetto, ma l'ho usato molto e questo è quello che è rimasto, insomma. Ha un profumo a dir poco fantastico, io lo utilizzo anche per il viso e non tira assolutamente la pelle. E in più sono tutti saponi naturali, questo compreso. Quindi fatto artigianalmente e con prodotti buoni. E io amo e stramo questi saponi e questo, come dicevo prima, è il mio preferito in assoluto. Un altro prodotto preferito di questo autunno è assolutamente questo burro struccante di cui vi ho fatto la ricetta da poco, vi lascio anche di questo il link qua. È un burro fenomenale, strucca perfettamente gli occhi senza però essere aggressivo, perché come struccante è davvero molto molto delicato. Poi, essendo a base di burro, oltre a struccare, ha anche un'azione idratante per l'occhio, che è quindi una cosa in più. E quello che mi piace soprattutto appunto è che oltre a idratare strucca molto bene senza arrossare gli occhi. E questo davvero lo sto usando tutti i giorni. Un altro prodotto, vabbè, questo è un contenitore riciclato, è questo balsamo per le labbra al cioccolato. È un balsamo labbra sempre fatto in casa. Di questo non credo di avervi fatto la ricetta, ma se volete me lo lasciate scritto nei commenti e io sarò felicissima di mostrarvelo. È appunto un balsamo labbra, vabbè, lo apriamo,
è appunto un balsamo labbra al cioccolato. Il profumo del cioccolato di questo balsamo labbra è buonissimo, proprio come quello dello shampoo. In questo periodo questi profumi un po' cioccolatosi sono proprio adatti, secondo me. E comunque sì, insomma, idrata abbastanza le labbra e le nutre. Mi piace un sacco, davvero tanto. Gli ultimi due prodotti preferiti di bellezza per quest'autunno sono due novità appunto di Neve Cosmetics, però in realtà la palettina non è quella originale, dopo ve la mostro. E sono due prodotti che anche questi sto utilizzando tantissimo da quando li ho acquistati. Questa è la matita Due Baci di Neve Cosmetics, appunto, una delle tre nuove che sono uscite. Questa è Incognito ed è un rosso che stavo cercando da tempo perché è uno di quei rossi che a me sta bene. In realtà i rossi che a me stanno bene sono pochissimi. E questo è uno di quelli. È un rosso che comunque tende al rosso, al mattone, al color mattone. E per il mio tipo di pelle, per il mio viso, questo colore è adattissimo, ma soprattutto è stupendo per l'autunno. È un colore che amo alla follia, appunto. E mi sta piacendo tantissimo. L'altro prodotto di Neve è questo. In realtà all'interno non ci sono le cialde della nuova collezione, ma ho solo la palettina. Questa è appunto la palettina della nuova collezione, quella con quattro cialde, ma all'interno io ho messo questi quattro colori che sto utilizzando, che sono i miei quattro colori preferiti. Dunque, questi due. L'oro e il rosso sono quelli della nuova collezione, quindi crinoline e amber, se non sbaglio. E mi piacciono tanto anche questo. Questo lo utilizzo sulle labbra ed è un altro di quei rossi che mi sta bene, fortunatamente. E poi questo è un verde ed è retro, e questo è un marrone ed è muffin. Questi due colori li sto usando per gli occhi e li sto utilizzando appunto tantissimo. E sono appunto i miei preferiti di quest'autunno, quindi il verde con il marrone, e li utilizzo moltissimo. Adesso vi mostro gli swatch, quindi l'oro e il marrone. Questi sono gli swatch dell'oro e del marrone. E poi il rosso e il verde. Insieme a questi ombretti utilizzo una matita nera o una matita sempre verde scuro. Un altro dei miei preferiti di quest'autunno che sto usando tantissimo è la mia borsa nuova, quella che vi ho mostrato sia nel video tag precedente, che vi lascio qua, sia nel video haul con i miei ultimi acquisti che ho fatto a Trieste, e ve lo lascio qui. E sempre dei miei preferiti, di quest'autunno sono un paio di jeans che sto tra l'altro indossando in questo momento. Sono anche questi un acquisto di Trieste. Adesso ve li mostro, scusatemi. E sono questi. Sono appunto quelli con il pizzo sia sul fondo del jeans che sulle tasche. Scusatemi per la terribile scena che vi ho appena mostrato, ma dovevo farvi vedere di quali erano i jeans di cui vi stavo parlando. Comunque, con questo è tutto. Questo è appunto il mio video dei miei 10 prodotti preferiti di quest'autunno, quelli che sto usando pazzamente in questo periodo. Sono curiosissima di sapere quali sono anche i vostri prodotti preferiti di quest'autunno, quindi lasciatemeli scritti qui sotto, così andrò a curiosare e magari mi darete qualche buon consiglio. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Un bacio grande e vi aspetto al prossimo video. Ciao!